Riconosci l'importanza di non fare particolari? È preciso? No. Mi ha fatto capire cose? Sì, capito quelle. Perché adesso, se, non so se vedi che man mano che lo vado un po' a precisare, sempre, non so se vedi che io non sto tracciando, non sto definendo nulla, sto giocando col modellato del chiaroscuro. Andrei a marcare più decisamente anche le sopracciglia. E questo piano piano, piano piano, piano Sì, piano, certo. certo, no, è quello che, cioè io adesso mi sto guardando te, mi immedesimo in questo tipo di. Bravissimo. È esattamente quello che dobbiamo, che devi fare. Sì, allora farei questo e farei quest'altro. Stai uscendo dalla decadenza. Grazie. Stai uscendo, stai uscendo. Ecco, ad esempio, il Palazzo di Giustizia, detto anche Palazzaccio, Ehi. a Roma, è un esempio di architettura decadente. Sì, eh? Che cos'è Rococò? Che cos'è quello? È un Liberty molto pesante. Ma no, hanno voluto sovrabbondare di cosa? Eh sì. Eh Come dire, decorazione, sì. appunto, cadendo proprio sulla decadenza, diventa Perché di che sovrabbondante. periodo è quello? Quello per periodo, diciamo, 800, quando sono arrivati i torinesi. Eh sì, sì. più o meno, sì. Quindi siamo nel periodo dove ancora si cercava di copiare gli stili del passato, Certo. perché quello era un. Sì, no, beh, addirittura c'era il neogotico. Non è del periodo di Coppedè, no? Dei Coppedè. I Coppedè sono dopo, sei i primi 900. Che cosa? Il quartiere Coppedè. Ah, non lo conosco il periodo. E come? Piazza Quadrata. Ah, Piazza Quadrata, Di sì. fianco c'è quell'ingresso, quel quartiere tutto che sembra un paio. Un lampadario, c'è un lampadario. C'è quell'arco con quel lampadario incredibile ed entri nel paese delle fate, cioè in questo neogotico. Oh, misto di tutti gli stili, no? Ritorni del revival, Eh sì. ritorni al stile del passato. Neogotico, neoclassico, occidentale, Quindi, come vedi, adesso è venuto fuori neanche niente, ma poi adesso non c'ho, cioè, vabbè, c'ho della gomma, ma la gomma pane. Per cui magari con due colpi pulisco un po' e mi viene fuori una bella faccina in qualche maniera, no? Non è perfetta, non lo so che non è perfetta. E poi me la considero dicendo cosa devo fare, cosa devo aggiustare, cosa invece mi tengo, no? E quando disegno uscirò con qualcosa che è ancora più. Per esempio qui lo devo scurire. Vedi che comunque sto continuando le forme. Vengono fuori dalla modulazione dei chiaroscuri. Naturalmente questo è uno studio preparatorio, così Certo, direbbe il nostro. nel quale io mi gioco tutti gli errori che posso fare, me li gioco bene bene tutti qua. Questo fosse stato un lavoro commissionato a te da una persona, magari non so, poi da sviluppare in pittura, eccetera. Questo per me è uno studio preliminare che poi Certo. porta, no, Sì. Sì. al lavoro definitivo, che è un altro. Che io non parto mai dal lavoro definitivo, perché se parto dal lavoro definitivo tutti gli errori li farò lì. Invece così Questo almeno infatti. qualche errore me lo levo. Non so se.
perché se tu devi lavorare, non so, una dimensione più grande, è evidente che questo per te costituisce uno studio preparatorio, no? Che poi riprendi da capo su una dimensione. Sì, l'altra cosa è che siccome è piccolo non ci posso fare particolari e quindi vado a capire l'essenza delle cose. Ma già gli sto andando troppo dentro. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu.